Ciao a tutti! Dopo il video delle tinte ho pensato di provare a fare qualche altro video visto che mi era piaciuto e vedo che la mia macchinetta si sta scaricando, sono un genio del male. E vabbè, non riuscirò a rimetterla in carica per cui faremo che questo è un bellissimo video di prova. Mi sento più tranquilla adesso a parlare quasi. Allora, scusate, mi sono messa finalmente uno specchio. Prima, l'altro video, non vedevo minimamente quello che. Cioè, non ho la macchinetta con lo sportellino che si gira, quindi io non vedo cosa riprendo. E non mi ero nemmeno messa uno specchio dietro, per cui non. Quando vi ho detto tipo, ah, speriamo che la luce non sia cambiata o cose del genere, perché io davvero non vedo. Cioè, non vedevo, non mi ero messa uno specchio. Però oggi mi sono ricordata. E mi vedo, non del tutto, soprattutto vedo un rettangolo che si sposta, è bellissimo. E volevo fare un altro video, ci ho preso un attimo gusto, sono contenta intanto di tutto il feedback positivo che ho avuto e vi ringrazio tanto perché quando avevo deciso, ho deciso di fare quel video sulle tinte era perché avevo provato più di una volta a scriverci un post sul blog a riguardo, ma non ero minimamente riuscita a renderlo, non dico interessante, ma in qualche modo utile e conciso. Cioè, avete visto, sono riuscita a fare 20 minuti di video, potete immaginare quanto poteva essere lungo e scritto sul blog, quanto poteva essere infinito come post. Per cui ci avevo provato più di una volta e non mi era venuto niente di decente. Sono contenta che mi è venuto in mente, cioè non è che ho avuto l'idea del secolo, nel senso che ho pensato di provare a farlo a mo' di video e che vi è piaciuto e comunque che anche chi non ha pensato di farsi queste tinte l'ha trovato piacevole da sentire e da seguire, ecco, quindi grazie a voi. Volevo fare un video diverso, cioè nel senso è facile, ne ho fatto solo uno, va bene. Volevo fare un drama tag. Per chi non conoscesse che cos'è un drama tag, gli metterò il link qui sotto a riguardo. Praticamente il blog Drama and Makeup ha lanciato, diciamo, ha da poco festeggiato un anno dal primo drama tag lanciato, per cui tanti auguri a S. E, oddio, per chi non lo conoscesse, S è la ragazza che scrive drama e makeup, che tiene il blog. Appunto, i drama tag sono questa serie di tag con. Non so nemmeno come spiegarlo, cioè è facile, non è difficile, se sono io che non riesco a dirlo. Praticamente sono dei tag con un nome specifico con 5 prodotti. Oddio, faccio un esempio perché non mi sta minimamente venendo questa cosa. Cioè, ad esempio, quello che andrò a fare io oggi è i 5 prodotti da ritocco. Però per dirci, mi pare che il primo proprio è stato i 5 Vavavoom. Se no, c'era stato pure, che ne so, i 5 Ma quanto stai bene senza trucco. Sono 5 prodotti che hanno però un senso. C'è stato anche il tag su i 5 prodotti da MacGyver, diciamo, cioè i 5 multiuso. Non sono per forza 5 prodotti che devono star bene insieme, cioè non sono per forza 5 prodotti che devono legare fra loro. Per dire, per i 5 prodotti multiuso, non è che devono essere per forza utilizzati tutti e 5 assieme. Quindi quello che farò oggi sarà. Sono un po' indietro con il drama tag, ammetto. Sarà i 5 prodotti da ritocco, cioè i 5 prodotti che io non lo faccio mai, però i 5 prodotti che porterei con me in giro, che porrebbero. Sono i primi 5 prodotti che so che potrebbero farmi comodo per ritoccare dopo, ne so, 8 ore in giro, devi stare fuori pure la sera, che cosa mi porterei per potermi ritoccare un attimo. Vi dico, io non lo faccio per un semplice motivo: uso solo borse piccole, nel senso, uso solo borse a tracolla, quelle
grandi così circa. Non lo so, sono sempre stata abituata da me stessa, non è che me l'hanno mai imposte, a usare quelle lì, per cui a me portare queste borse grandi da spalla non. Ce ne ho due che a volte mi servono e le uso, però per me se uno mi deve dire giù, portati, stai comoda, mettiti una borsa e vestiti che stai comoda, cioè mi porto una borsetta, che uno può pensare, oh, una borsetta elegante, no, per me quella è una borsa comoda. Per cui insomma, dentro fisso ho, non ho tutte queste cose in realtà. In realtà riuscirei pure a farcela entrare, perché pur avendo borse piccole riesco a farci entrare un mondo dentro. Per quello non voglio una borsa più grande, perché mi conosco, ci metterei, non lo so, pure i conigli dentro e mi porterei in giro, perché tanto più spazio ti dai, più riesci ad occuparlo sempre. Per cui. Allora, cominciamo con le cose che effettivamente mi porto con me. Per cui comincio con queste, che sono delle salviettine, magari se levo. Ok, salviettine, no, delle. Come si chiamano? Quei fogliettini seboassorbenti, ecco, questi qui sono grigi. E questi qui li ho presi al Cosmo Prof, appunto, insieme a S, a Elena di Vanity Nerd. Mi pare che ci fosse pure Giulia di Spendi e Spandi in quel momento, che stavamo in giro a curiosare nel padiglione coreano. E dicevo, appunto, ho comprato queste. Non mi viene mica come si chiamano. Continuerò a chiamarle salviettine. So che non sono salviettine, ma non mi viene il termine, per cui le chiamerò salviettine. E dentro ce ne sono 50, mi pare di averle pagate, perché ne abbiamo prese tipo una ognuna di noi, due addirittura, quindi ci ha fatto uno sconto, avrò pagato un euro per 50 fogliettini, non mi pare male. E niente, sono comodi, sono piatti, non ho cipria compatte, e oltre a non avere cipria compatte non mi va di portarmi in giro un pennello per applicare la cipria, quindi per. Insomma, evitare l'effetto lucido. Per cui questi fogliettini assorbisebo sono utilissimi, comodissimi, non occupano niente e li porto sempre in borsa con me perché mi entrano. Un'altra cosa che porto sempre con me, io ho fissi in borsa, ho tre prodotti labbra fissi, più ci aggiungo il rossetto che mi sono messa. O se tipo non faccio in tempo a mettermi niente. O se so che ho, non lo so, vado fuori per un pranzo, una cena, comunque vado fuori per mangiare e quindi so che il rossetto che ho addosso irrimediabilmente si leverà, io mi scoccio a tipo, farmi apposta i ritocchi, cioè portarmi lo stesso rossetto e rimettermelo. Lo faccio solamente se so che posso, nel senso se sto tipo a casa o cioè alzarmi dal ristorante, andare in bagno per rimettermi il rossetto mi scoccia. Per cui io se so che è un rossetto che tipo se ne va solamente un pochino al centro, allora sai, vabbè, al volo fai così e via. Ma se no, di solito mi porto questo rossetto qui, è un rossetto di MAC di una edizione limitata, per cui non odiatemi, non ci posso fare nulla. Ed è Heavenly Hybrid. È un lustre, non so quale sia la pronuncia, ed è di questo colore. Ci ho fatto degli swatch in confronto a Plumful, non sono uguali, Plumful è più rossastro e lui invece è più freddo e più violaceo, però insomma il concetto di tipo di prodotto e tipo di colore è molto simile. È quello che ho addosso al momento, non so nemmeno se si vede più, io lo riapplicherei. Appunto, non ha una durata eccezionale, però mi piace molto perché. Riesce a dare un po' di colore al tutto, però non lo so, da quando ho i capelli blu devo dire che trovo che mi stia meglio, nel senso se non colore freddo trovo si armonizzi un po' di più adesso che ho un colore freddo rispetto a quando avevo i capelli rossi. Vabbè, e questi sono i prodotti che effettivamente porto sempre con me dietro. Ok, non proprio tutti i giorni, però insomma, nel senso sono i prodotti che effettivamente vorrei portarmi dietro con me. Mentre gli altri sono esempi di, che ne so, se posso portarmi due cose in più, se so che devo essere presentabile dalla mattina alla sera. Di solito mi porto questa matita di NYX, che si chiama Jet Black, della linea Slide On Glide On, che è praticamente
non direi una copia, però simile alle materie di Urban Decay. Mi pare che pure loro si chiamano Glidon, sbaglio. Vabbè, comunque ha una formula molto molto morbida, ma non so se... Oddio. Vedete, ha un bel tratto, scrive bene, ma non è... Non si, cioè, si fissa, ok, però non è di quelle che quando le metti non riesci più a sfumarle. È molto molto morbida, per cui oltre a usarla per la waterline, mi viene comoda spesso per metterla, per sfumarla un pochettino tipo eyeliner, cioè metterla e sfumarla, un effetto un po' smudge, buttarla in caciara, che va sempre bene. Un'altra cosa che mi piace molto in questo momento, e soprattutto mi piace abbinata al rossetto, è questo blush. Ve lo apro che così si vede meglio. Ah, vero. È questo blush di Milani. È bellissimo. E diciamo che oltre ad essere appunto bellissimo, mi piace molto perché ha questo stupidissimo specchietto col pennellino che pizzica da morire, però è proprio il concetto che sai che puoi mettertelo con quello volendo. Pizzica, però insomma, sai di averlo, non sia mai. Ok. E un'altra cosa che mi piace è che è leggermente scimmerino, non so se si vede niente, però è molto bello perché appunto... Ti sei scordata di mettere il blush? Non ti preoccupare, ti metti lui, ti fa da blush e un minimo anche da illuminante, insomma dà un po' di effetto glowy alle guance. Ah, non vi ho detto qual è lo 07 Fantastico Mauve dei Baked Powder Blush. È molto bellino, solo che mo sono andata particolarmente in fissa con Fantastico Mauve. Sarà 2 mesi che ogni volta che sono in dubbio su quale blush mettere, metto lui. Lo abbino a qualsiasi fucsia, qualsiasi rosso che va un po' sulla marena, qualsiasi cosa un po' sul viola, metto sempre lui. Vabbè. Ultimo prodotto è... prodotto. L'ultima cosa che metto, che voglio includere in questo tag è un profumino. In realtà al momento in borsa non ho nulla, mi sa. No, strano, ma vero, non ho nulla, infatti devo rimettercelo. Questo qui è il di Issey Miyake Floral, ve lo faccio leggere che è meglio se mai si leggesse qualcosa. E una volta me l'hanno dato come omaggio da Sephora, mi pare. Mi sono sentita potente, non perché non mi danno mai omaggi di make-up, però anche solo avere wow, un profumo che non sia quello piccolino così, insomma, che già conosci e magari già usi, mi sono sentita potentissima. No, comunque, a parte tutto, mi piace molto. È giustamente floreale, ma va. E a parte questo, è comodo da tenere in borsa, è bellino, è rosa satinato. No, vabbè. Molto spesso in realtà in borsa mi tengo Tuca Tuca di Lush, che ha la violetta e mi piace da morire. Però in estate non mi va, si scioglie facile. Quindi quando appunto magari mi scordo di mettermelo, oppure so che non me lo metto, è strano come cosa. Però ci sono giorni in cui dici: no, oggi faccio solo colazione, mi vesto, esco e ti porti tutto dietro. Dici: ma quanto tempo vorrò mai sprecare a mettermi 2 spruzzate di profumo? 3 secondi, ma non fa niente. Psicologicamente pensi di stare risparmiando un sacco di tempo mettendo il profumo e preferisci portarti questo peso dietro. E quindi sì, è lui di solito mi porto d'estate. È fresco, floreale, mi piace tanto. Questi erano i miei 5 prodotti da borsetta e da ritocco, se solo avessi borse più grandi. Per cui questo è tutto. Vi ringrazio di aver visto questo video e mi raccomando andate sul blog di Drama in Makeup per vedere tutti gli altri drama tag che sono stati fatti, perché sono davvero tantissimi e tutti troppo carini. Ciao a tutti!